Benvenuti su ETV all'appuntamento con Buonasera Marche. Nella puntata di oggi vogliamo parlare di salute, di benessere come stile di vita. Abbiamo ospiti con noi Enrico Falistocco, che è il titolare di Fisiomed a Sforza Costa. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. E abbiamo con noi anche Alberto Gagliardi, che è editore di Elixir, organizzatore di convegni che poi avremo modo di approfondire insieme di che cosa si tratta. Buonasera a tutti. E quindi dicevamo, parliamo di salute e di benessere. Il centro Fisiomed 1996-2016 compie 20 anni e con il titolare Falistocco vorremmo sapere come è nata innanzitutto questa realtà. Allora, questa realtà, come dice lei, è nata circa 20 anni fa, precisamente situata a Borgo Sforza Costa, in provincia di Macerata, baricentro della provincia, ma forse anche della regione Marche. Perché dico regione Marche? Perché più avanti cercheremo di capire la struttura come si è mossa nel tempo. Nasce da un'esperienza prettamente fisioterapica, quindi nasce come centro fisioterapico, e poi man mano che va avanti nel corso degli anni, quindi diciamo agli inizi del terzo millennio, le risposte che, o meglio, le richieste che vengono dai pazienti sono insufficienti. Le risposte che danno la struttura sono insufficienti alla divulgazione di questi servizi. Pensa bene di iniziare un altro percorso, cioè quello della diagnostica per immagini. Inizia dalla risonanza magnetica, la sala RX, la MOC, l'ecografia, l'eco color Doppler e via via. Successivamente, naturalmente, questi strumenti, queste tecnologie, che sono delle tecnologie importanti, sì, però è ovvio che devono essere accompagnate da un patrimonio che non deve essere solo tecnico, ma bensì anche un patrimonio umano. Ed è per questo che l'azienda continua il suo percorso annoverando oggi circa 70-80 professionisti. I professionisti sono, diciamo, in maniera maggiore, i due terzi sono, diciamo, della zona di Macerata e provincia, nella nostra regione. Abbiamo qualche professionista che viene da altre aree geografiche, ma questo soltanto per dare un supporto in più alle richieste che vengono fatte dagli stessi pazienti. Da tener conto che nel frattempo naturalmente cambia anche la domanda. È ovvio che quindi la struttura si deve organizzare in delle risposte più tempestive, e soprattutto cambia un po' il mondo della salute. La interrompo per capire, insomma, in questo momento anche particolare per anche la riorganizzazione della sanità, in particolare anche nel nostro territorio, come i vostri servizi si inseriscono, che tipo di risposte come privati anche riuscite a dare, e anche quale magari servizio in più, pensando magari anche a tempi più celeri, lei diceva, insomma, anche un aggiornamento continuo che in 20 anni avete voluto fare in base alle richieste, al fabbisogno dei pazienti. Sì, allora, avevo accennato prima che siamo partiti dalla fisioterapia, poi per arrivare alla diagnostica, sì, e visite specialistiche. È chiaro che non è sufficiente, abbiamo detto tanto, ma abbiamo detto è insufficiente tutto questo, perché all'inizio dell'anno 2015, quindi passiamo alla storia recente, tanto per fare un passaggio forte, ma per capire un po' come si sono modificate le esigenze dei pazienti, abbiamo acquisito un'altra tecnologia, un altro macchinario molto importante, che è la mammografia 3D con tomosintesi. Qual è il vantaggio che offre questa macchina? Beh, semplice, intanto diciamo una minor tortura per chi si sottopone a questo tipo di diagnostica, perché dobbiamo comunque sia, o meglio non dobbiamo mai trascurare questi aspetti, soprattutto per il paziente che accusa una determinata o potenziale patologia. Quindi consiste in un sistema che consente di vedere in maniera più nitida,
più marcata e più pulita, e soprattutto però facendo soffrire meno la paziente. Cioè, quindi una compressione che viene distribuita sui quattro punti, e questo facilita il aumenta diminuisce la pressione di questo macchinario. Ma questo è uno dell'ultimo. Possiamo pensare, che ne so, al sistema Bemer. Il sistema Bemer è una macchina, è un macchinario che abbiamo acquisito invece nel settore fisioterapico. Consiste in opera sulla microcircolazione, quindi a riattivare la microcircolazione, e anche questo è un aspetto, direi, non essenziale sicuramente, perché oltre a questo ce ne sono altrettanti. Poi certamente non va dimenticato la risonanza magnetica. Abbiamo arricchito un altro servizio, io dico importante, sto naturalmente elencando le fasi essenziali, poi se lei ritiene opportuno possiamo scendere anche nei dettagli. La risonanza magnetica total body con e senza contrasto. Andiamo ora a parlare quindi anche di Elixir. Abbiamo qui l'editore Alberto Gagliardi. Che cos'è Elixir? Vogliamo spiegarlo, come nasce anche questa rivista e come viene distribuita? Bene, Elixir è un progetto editoriale nato circa 3 anni fa, con l'esperienza accumulata dal sottoscritto in oltre 20 anni di attività professionale nel mondo della salute e del benessere, che aveva evidenziato una lacuna di natura informativa e culturale alla portata di tutti e soprattutto distribuita in modo gratuito. Questa mia volontà, questa mia mission ha fatto sì che, organizzato con un'equipe composta da medici, biologi, nutrizionisti, psicologi e veterinari, perché si trattano anche argomenti inerenti agli animali da compagnia, e medici sportivi, quindi parliamo anche di sport o sportivi stessi con le loro testimonianze, abbiamo creato questa rivista, che viene distribuita attualmente nelle province, nelle intere province di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, e da questo numero anche l'intera provincia di Ancona. Viene distribuita, come ripeto, gratuitamente, tramite una diffusione capillare all'interno degli ambulatori medici, all'interno di centri diagnostici, poliambulatori, laboratori di analisi, farmacie, parafarmacie, erboristerie, centri estetici, centri sportivi e luoghi di comune interesse. In quante copie e da quanto tempo? Allora, viene distribuito, ripeto, da circa 3 anni. Questo è il terzo anno di attività, siamo partiti con le 20.000 copie e abbiamo aumentato il numero gradualmente, man mano che ci accingevamo alla distribuzione nelle nuove province, compresa l'ultima, che è appunto la provincia di Ancona, dove il magazine è in distribuzione da qualche giorno. Avete organizzato anche un convegno per domenica 17 aprile al Silo Ricci, il salone dei convegni a Silo Ricci di Macerata, nel pomeriggio alle ore 16, un convegno che rappresenta per voi che cosa all'interno della vostra attività anche editoriale? Guardi, il convegno era uno dei progetti che noi avevamo contemplato sin dall'inizio, nel momento che abbiamo creato Elixir. Ovviamente non era possibile dar vita subito ai convegni, ma era stato programmato negli step successivi alla distribuzione di Elixir, in maniera tale che ci fosse un buon livello di conoscenza del nostro mezzo informativo, divulgativo, e constatato tramite i continui feedback che abbiamo da parte sia dei lettori che delle attività operanti nel settore, che poi molte di queste, tra cui alcune importanti, sono diventati nostri sponsor, nostri inserzionisti costanti su tutte le uscite, avevamo appunto, ripeto, programmato anche l'organizzazione di convegni. Questo è un convegno
che si occuperà di diversi argomenti. Ricordiamo sì, quindi i temi e anche un'anteprima dei relatori per sì. Ecco, spiegare anche a chi ci sta seguendo da casa. Sì, esattamente. Allora, sono temi che a nostro giudizio importantissimi per la salute e il benessere di ogni cittadino. Partiamo infatti dalla mammografia 3D, quindi con tomosintesi, che è proprio quella nuova specialità diagnostica con cui il centro Fisiomed si è andata ad arricchire. Sì, abbiamo sentito sì, la presentazione proprio poco fa, insomma, qualcuno anteprima anche da parte del dottor Falistocco su tutti i vantaggi, insomma, di questa tipologia di mammografia. Esattamente, e verranno al convegno come relatori due importanti professionisti, la dottoressa Giustozzi e il dottor Luchetti, che tratteranno in maniera molto esaustiva questo tipo di indagine diagnostica importantissimo. Poi parleremo di acido ialuronico, oggi se ne parla molto, è un coadiuvante per diversi tipi di patologie, finora forse conosciuto troppo come prodotto a livello estetico per la donna, per la pelle, mentre invece è un prodotto che ha davvero numerose proprietà per il nostro intero organismo. Interverrà il dottor Zanetti a presentare in maniera adeguata questo prodotto, essendo lui facendo parte dell'equipe che hanno sviluppato un prodotto proprio con acido ialuronico, in particolar modo con somministrazione sublinguale, che è l'unico brevettato attualmente sul mercato. Parleremo poi di una cosa altrettanto importante, che è l'inquinamento elettromagnetico, che è una delle forme di inquinamento più velate, più nascoste, più subdole, in quanto l'inquinamento ambientale possiamo rilevarlo tramite molti mezzi a disposizione, mentre invece quello elettromagnetico spesso ci coinvolge tutti e costantemente nell'arco dell'intera giornata e in qualsiasi posto ci troviamo. Poi ci sarà un altro interessantissimo argomento, che è quello dell'intossicazione e della presenza dei metalli pesanti nel nostro organismo, quindi che tipo di problematiche può dar luogo a questo accumulo di metalli pesanti. Interverrà il dottor Gerardo Rossi, specialista del settore, molto conosciuto in ambito nazionale, che parlerà dei metalli pesanti in genere e dell'alluminio, che oggi viene molto utilizzato in ambito domestico e in ambito della cucina in primo luogo. Avremo la presenza anche del dottor Fabrizio Scoccia, che è un giornalista medico, e pertanto grazie alla sua notevole esperienza nel settore tratterà la comunicazione di informazione proprio al servizio della prevenzione. Quindi che ruolo riveste oggi l'informazione medica e la divulgazione di questi argomenti, che proprio noi come anche l'ICSIR ci siamo posti l'obiettivo di trattare in maniera semplice, perché sappiamo che il lettore è composto da persone che spesso non hanno la preparazione tecnica per poter apprendere linguaggi troppo complessi. Pertanto una delle nostre peculiarità sin dall'inizio, dal primo numero dell'ICSIR, è stato proprio quello di scrivere e di obbligare, tra virgolette, i professionisti che scrivono per noi a utilizzare un linguaggio più comprensibile possibile. Quindi il dottor Scoccia tratterà anche l'importanza dell'informazione medica rivolta alla prevenzione. Torniamo al dottor Falistocco, lei prima accennava anche a una nuova idea di salute che ora emerge, insomma ci sono tanti modi per poter declinare la salute, e voi come centro medico
in questi anni avete cercato quindi di dare queste molteplici risposte. Cos'altro ci può dire? Accennato anche ad alcuni particolari servizi, e ora verso che cosa vi state orientando? Con una squadra, accennava prima, di circa 70 professionisti. Allora, diciamo che noi per il raggiungimento della soddisfazione da parte dei pazienti, e quindi significa questo raggiungimento dell'equilibrio che ogni paziente cerca dentro di sé, e naturalmente abbiamo anche detto prima che per fare tutto questo bisogna fare prevenzione, diagnosi, bisogna fare insomma ricerca e terapia. Il nostro obiettivo è quello di andare avanti in questo percorso, quindi è un lavoro che non si ferma mai, va avanti sempre. Forse una cosa importante che vorrei sottolineare invece è un'altra, il fatto di doverlo fare con uno spirito sempre, con una massima etica, massima correttezza, massima trasparenza, mettendo sempre in primo piano il paziente. E questo sono contento, sono orgoglioso di rappresentare questa struttura, perché credo che all'interno della nostra struttura, a parte la moltitudine di professionisti che abbiamo, c'è uno spirito, un grosso spirito di squadra. Tanto è vero che abbiamo parlato di 70-80 persone, professionisti che lavorano insieme a noi e fanno squadra. Il fare squadra che cosa significa? In maniera molto semplice, significa nel mettere in condizioni il front office di dare una risposta immediata, sicura e certa al paziente che sta di fronte e naturalmente chiede dell'eventuale appuntamento. Tempi di risposta, una cosa importantissima. Sappiamo perfettamente che magari in altri settori, parliamo del settore pubblico, le risposte sono un pochino più lentine. Adesso non vogliamo entrare in questi comparti perché le motivazioni sono molteplici, però diciamo da noi con uno o due giorni si riesce a fare una risonanza magnetica, si riesce a fare tante cose abbastanza importanti, come può essere una ecografia, un EMT, insomma cose importanti. Poi è ovvio che io dico sempre questo. È importante, tutto è importante per il paziente che comunque accusa dei problemi, ha delle problematiche, nel momento in cui gli ha risolto quella problematica, che può essere anche la sua, può essere unica, però per lui è motivo di soddisfazione. Noi vorremmo andare avanti con questo stesso spirito, che secondo me comunque è stato sempre un po' il punto di traino, no? Un punto dove non si arriverà mai, cioè nel senso che comunque vogliamo continuare a perseguire questi obiettivi. La struttura ha queste capacità, chiaramente no, anche noi abbiamo i nostri problemi da un punto di vista logistico, di spazi, quindi stiamo lavorando anche su questi programmi, vorremmo però andare avanti. Non a caso, grazie all'amico Alberto, partecipiamo a questo convegno, partecipiamo con tre professionisti, con argomenti molto importanti, quali la tomosintesi. Devo dire che ho fatto un lavoro di ricerca, ho visto che le strutture private, cioè tanto per essere chiari, la nostra è una struttura privata non convenzionata, quindi è chiaro che oltre a tutto quello che ho detto, o parzialmente ho detto, perché le cose da dire sarebbero tanti, ma io credo che non possiamo occupare tutta la serata, bisogna naturalmente far sì che poi tutto questo torni, perché l'azienda deve fare degli investimenti in maniera continuativa, costante. Investimenti sia per le nuove scoperte, ma va a oltre, nel senso che noi parliamo di macchinari che diventano vetusti anche con un lasso di tempo molto contenuto. Quindi con te, tra parentesi, grossi anche, non dico rischi, ma sicuramente delle grosse difficoltà per le aziende che fa sanità totalmente private, come la nostra. Siamo agli ultimissimi minuti, quindi rinnoviamo l'appello per questo convegno, abbiamo spiegato il perché, di che cosa si parla, ricordiamo anche a chi è rivolto e come è possibile quindi anche accedervi. Il convegno si terrà appunto domenica 17 aprile nei saloni dell'asilo Ricci a Macerata, quindi appena dietro lo Sferisterio, è una posizione raggiungibilissima da tutti con parcheggi vicini.
Il convegno è aperto a tutti, è assolutamente libero, l'ingresso è gratuito e avremo il piacere di ospitare diversi medici della zona, diversi professionisti che lavorano nel settore medico-sanitario e ci auguriamo di avere anche tanta, tanta cittadinanza che interverrà ad ascoltare queste importantissime tematiche relazionate appunto da professionisti del settore. Telegrafico, la Elixir Card cos'è? La Elixir Card è una card gratuita che verrà rilasciata a tutti coloro che ne fanno richiesta, il coupon è sin da questo numero pubblicato di Elixir, con cui si può accedere a tutti, a tanti servizi e agevolazioni offerte dalle attività con noi convenzionate in questo circuito Elixir Card. E il tempo a nostra disposizione è finito, io ringrazio Alberto Gagliardi e anche Enrico Falistocco per essere stati con noi e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, buon proseguimento con i programmi di ETV.